try to express my feeling. Con il brano No alla Chatterie canta Carla Gozzi. Bello, bellissimo, vincerebbe, sono certa. Allora Carla, in attesa di scoprire come ci stupiranno i cantanti nelle ultime due serate del festival, io vorrei rispolverare insieme a te qualche look del passato. Ci stai? Ci sto, anche perché dopo le brutture, onestamente, degli ultimi giorni, preferisco rifugiarmi nella storia e nel passato. Lì c'è la certezza. Bene, vediamo se c'è proprio questa certezza, perché la nostra amica Whip di cui parliamo, pensa, si è fatta massaggiare i piedi da John Travolta e si è sdraiata a terra con Orlando Bloom. Ma beata lei! Quello del 2006 veramente deve essere stato un festival indimenticabile per Victoria Cabello. Poi lei è simpaticissima, veramente. Infatti, guarda la scritta, no? Il peggio è passato. Forse erano tempi ancora non sospetti, eravamo nel 2006, ancora non sa che non era tutto così passato. Comunque è di una simpatia incredibile. Allora, lei aveva questo look un po' da damina dell'Ottocento inglese. Tra l'altro, sai che lei ha una storia, diciamo, anche legata all'Inghilterra in questo senso, quindi diciamo questa cosa è abbastanza comune nei suoi look. E cosa diciamo? Diciamo che diamo un voto a favore, quindi un yes, soprattutto per la sua simpatia e soprattutto in quell'edizione di Sanremo che è veramente stata super super ironica, con queste mise un po' d'antan. Io credo che quella frase fosse dedicata alle scale, comunque in quel caso, che era riuscita proprio a non cadere. Andiamo avanti. Adesso si divide tra il volontariato e la preghiera, ma nel 1995 calcò il palco dell'Ariston insieme ad Anna Falchi al fianco di Pippo Baudo. Erano i tempi della bionda e della mora. Stiamo parlando della mora, in questo caso Claudia Conte. Eccola qui, lei era bellissima, me la ricordo. Tra l'altro, guarda, qui sembra un po' una regina di quadri, no? Quasi una dama. La regina degli scacchi. Sia per la gonna, ma anche per... anche, sì, assolutamente. Con questo top che duetta perfettamente con la gonna. Beh, insomma, un abito incredibilmente adatto a quell'occasione a Sanremo. Lei è molto bella, molto, molto raffinata. Quindi diciamo che di questi abiti non se ne vedono molto, diciamo, di frequente oggi, quindi darei un bel yes anche in questo caso, brava! Su questa prossima VIP potremo discutere ore e ore, i suoi outfit veramente fanno parte della memoria collettiva e quello che stiamo per vedere è uno dei più replicati. Io ti dico solo che quando la vidi sul palco, ed era il 1999, sono andata in giro per tutti i negozi della Puglia a cercare i suoi pantaloni e quegli slip. Sto parlando di Anna Ox. Senza pietà, guarda Bianca, non l'hai perché fatto non c'erano i pantaloni a vita bassa così. È vero, l'abbiamo fatto tutte. Tra l'altro uno si arrabbiava anche perché diceva: ma come, i pantaloni non li trovo, ma non trovo neanche questi perizoma pazzeschi, quindi l'avrà fatto lei, se lo sarà fatta fare con la sartoria. Ed era così. Quindi Anna Ox ha sempre lanciato delle mode pazzesche, primo perché era bellissima e poi perché con questi pezzi iconici che cantava, con questa bravura ovviamente canora, lanciava delle mode che tutte le ragazze ovviamente di quel periodo volevano seguire. Sì. Ancora oggi è bellissima, bravissima, quindi che dire su questa immagine pazzesca? Super, super, super yes! Chissà perché i look del passato sono tutti yes. Sarà che c'è una nota polemica intrinseca in questi Carlotti, con chissà. Va bene, andiamo avanti. Anche lei vinse, ma nella sezione, scusate, delle nuove proposte, conquistando l'affetto del pubblico anche grazie al suo look, diciamo, un po' stravaganti e volutamente poco sexy. Arisa. Sincerità. Adesso è tutto così semplice. Beh, Arisa, dai, è iniziato così come una supplente di religione o di matematica, perché l'abbiamo conosciuta così con le calze comprenti gesso, questi scamiciati. Ora ti voglio,
No, no, però è vero, io l'adoravo. Poi lei ha lanciato la moda della frangetta e degli occhiali. Quindi... la frangetta l'ha ripresa anche in questi giorni. Però devo dirti che allora, così com'era, mi piaceva da impazzire, perché era una novità assoluta. Poi aveva questa voce straordinaria, quindi univa questo stile molto ricercato, ovviamente un po' da supplente, come abbiamo detto, no? Da educanda, con una voce anche molto maliziosa. Quindi yes, yes, yes! Quindi mi stai dicendo che oggi non si creano più look da imitare. Ma, in effetti oggi, dai, in effetti qualche dubbio ci viene che siano un po' meno iconici, sì, sì. Oggi qui, domani là, ma ovunque vada, lei fa discutere con i suoi look e crea, diciamo, scompiglio, dichiarazioni, polemiche, insomma... Sto parlando di Patti Pravo e in questo caso guardiamo una Patti nel Sanremo nel 2002. Patti era straordinaria, dai, un po' come Anna Oxa, quando c'erano loro due, anzi loro tre, Anna Oxa, Patti Pravo e Loredana Bertè, lanciavano delle mode pazzesche e tutte noi effettivamente correvamo il giorno dopo a cercare quei vestiti. Tra l'altro lei molto bella, con questo abito, con questi intarsi, con questo rebrodé in silver e in white, molto molto sexy pur essendo completamente coperta. Beh, che dire, anche tu sarai d'accordo con me con un altro super yes anche in questo caso, assolutamente, no? Sì, tra l'altro se posso permettermi, Patti è una delle poche persone al mondo che riesce a indossare dei nude look, perché io me la ricordo in alcuni Sanremo con questi tulle trasparenti dove si vedeva praticamente tutto, ed essere di una raffinatezza unica veramente, quindi complimenti alla grande Patti come sempre. Sono abituata a ricevere critiche di tutti i tipi per come mi vesto, per come mi trucco, per come mi pettino, per la mia vita personale. Con nessun altro artista si scatenano così. No, non le ho dette io queste cose, ma... sembravano molto tue. A volte devo dire che sono anche un po' mie, ma in questo caso stiamo parlando di Anna Tatangelo e del Festival del 2011. Voglio dirti quello che sento. Qui è quasi riconoscibile Bianca, perché è vestita manish, maschile, con la giacca, la cravatta, il capello che copre completamente il viso, quindi quasi è riconoscibile. Se tu non ci fosse scritto che Anna Tatangelo non l'avrei riconosciuta. Beh, mi piace questo look molto diverso dal suo solito e devo dire che in questo caso spero che nessuno l'abbia criticata, perché è molto bella, quindi super super yes anche qui. Questa classifica è tutta yes. Assolutamente. Però Bianca, Bianca, ti sei dimenticata un'immagine, un compose che adesso lancio io, di una giovane ragazza che è partita giovanissima da questa località delle Puglie da Bitonto con tanti sogni nella valigia ed è arrivata a Sanremo così. Bella. Dai. Wow. Guarda che bella. Io che... completamente incosciente in quell'anno, avevo 27 anni, Carla, e io mi sono divertita come una pazza, nonostante non avessi la voce, nonostante insomma tutto, veramente mi sono goduta ogni istante di quella, di quell'esperienza. Mi sentivo una principessa ed ero felice veramente come una bimba di 3 anni, e penso che dalla mia faccia si vedesse. Sì, 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 è vero, è vero. Carla, sì, grazie. Bellissima come le sei oggi. Grazie. Un bacio grande. Ti aspetto lunedì per i commenti sulla finale, quindi sbizzarrisciti. Grazie Carlo, un bacio. Muah.